Riprende l'attività chirurgica all'interno dell'ospedale San Donato di Arezzo, ma l'annuncio più importante di questa mattina da parte dell'azienda sanitaria toscana Sud-Est è un potenziamento proprio dell'ospedale San Donato, perché gli stessi chirurghi ci hanno raccontato di liste di attesa importanti per alcune patologie. Sì, ovviamente nel nostro caso sono la patologia delle ernie, che hanno una lista di attesa che rasenta l'anno, e le calcolosi della colecisti, che anche queste sono problematiche importanti, perché le coliche di fegato sono un problema serio per chi ce l'ha, e quindi anche queste ci aggiriamo su 6-7 mesi di lista d'attesa. Le liste di attesa si sono allungate non solo per l'emergenza sanitaria, ma anche per la mancanza di sale operatorie. Su questo c'è l'impegno della ASL. Che non succeda, ove si dovesse ripresentare un'epidemia, che il San Donato venga penalizzato e quindi riduca la sua attività. È importante l'attività nei confronti dei pazienti affetti da un virus, ma è altrettanto importante l'attività che deve essere garantita a favore di soggetti non affetti da quella patologia, ma affetti da altri. Quindi il primo obiettivo è quello che abbiamo, è quello di potenziare l'attività di reparti e servizi come rianimazione e malattie infettive, in modo tale da consentire al San Donato di garantire l'uno e l'altro. Per un miglior funzionamento di tutto l'ospedale San Donato, fondamentale sarà la figura dell'infermiere di comunità, che diventerà operativo nel prossimo autunno. Infermieri di famiglia e comunità nell'area sud-est sono all'incirca, per una prima partenza, 138 nelle varie aree che sono state individuate come aree, diciamo così, di partenza sperimentali, ma sicuramente vedremo che questa figura sarà la figura del futuro per poter garantire chiaramente questa assistenza, che è un po' carente anche in momenti pandemici come quello del Covid-19.